Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui e grazie a Giulia, l'ho anticipato. E quando, queste vedi che era anteprima, un mese e mezzo fa più o meno, arrivò questa anteprima, la sottrassi al tavolo allora incasinato, adesso molto più in ordine, di Claudio, perché mi ha incuriosito anche la copertina. Poi ho guardato l'argomento, ho letto il primo capitolo, il giorno dopo ho scritto in Garzanti, ho detto voglio che venga, ed è venuta. E sono molto contento di spiegare. È un libro che è meraviglioso, è un libro molto molto bello, e sono contento che con te ne parli l'amico Fabio, che voi conoscete, Fabio De Otto, Vimercatese, quante volte sei già venuto con noi, più volte, sia in veste di autore che in veste di intervistatore. Quando c'è Giorgio Fontana, è venuto, viene, è un amico. E quindi siamo contenti, e sono contento che si sia proposto, offerto, e ho accettato un po' malincuore per l'incontro con lei, ma molto stimolato e contento perché abbiamo la possibilità di avere questo incontro e questo approfondimento con Fabio. Vi ricordo di rimanere aggiornati sia dalla Bacheca che dal nostro sito per gli incontri futuri. Il prossimo è quello di domani con Franco Signoracci, un altro autore vimercatese, con Il pollaio nella letteratura, che è un percorso nella letteratura a partire dagli animali da cortile, che è estremamente interessante e stimolante, un po' nuovo, un po' strano, però interessante. Vi lascio la parola, grazie. Grazie a voi per essere qui. Io sono molto contento sempre di venire qua, perché io, per quanto ormai viva a Milano da 5 anni, mi sento ancora vimercatese, quindi quando torno qua ritorno un po' nel mio elemento, e sono particolarmente contento di essere qui oggi per una delle prime presentazioni del primo libro di Giulia Binando Melis, che è una, di solito si dice, giovane promessa, se non fosse che lei sta già mantenendo funziona sì. Allora io adesso lascio a lei fin da subito presentare il libro, però prima voglio fare una piccola pre-presentazione io, perché questo è un libro che, quando conosci la persona che ha scritto il libro, hai sempre paura che il libro non ti piaccia, o che comunque tu non riesca a dimenticare la persona che c'è dietro il libro, tutte cose che in realtà già dalla pagina 2 sono sconfessate, perché comunque è un libro che per fortuna attiva quel motore narrativo che tutti abbiamo dentro e che ti permette di immergerti e perdere i contorni del mondo fuori, per perderti all'interno di parole e di un mondo che costruisci con la tua immaginazione. E costruire con l'immaginazione è uno dei capisaldi di questo libro, è una delle grandi forze, perché parla anche di questo, di fatto. Ed è un libro che io ho letto dopo tanti libri la fronte corrucciata, concentrati. Questo è un libro invece che la fronte te la spiana. Chi è che mi ha suggerito? Grazie. Che la fronte me la spiana, ma non perché sa essere leggero nel suo non essere leggero per niente. E quindi è un libro che mi ha fatto altalenare tra i grandi sorrisi, e io non ricordo libri che mi abbiano fatto sorridere così tanto come questo, e anche i lucciconi, e devo dire anche le lacrime. Questo è uno di quei libri che mi hanno ricordato che devo stare attento con alcuni libri a non portarli e finirli mentre sono in metropolitana o comunque in un posto affollato. Già mi era successo con Morti di un uomo felice di Giorgio Fontana, e in questi giorni io sono in metropolitana e decido di leggere l'ultimo capitolo di questo libro e scoppio a piangere davanti a tutte le persone che aspettavano di scendere a Lima. Quindi è un libro innanzitutto potente, ma è potente in una maniera inattesa. È un libro che ti spiazza, poi adesso andremo a vedere perché nello specifico, ma prima voglio che Giulia si presenti, sì, a Vimercate, e che presenti anche questa creatura. Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui. Fabio non mi aveva detto nulla di cosa pensasse su questo libro, quindi adesso lo scopro insieme a voi e sono molto contenta e ti ringrazio. Allora, sì, questo è il primo libro che scrivo, La bambina sputa fuoco,
e racconta la storia di Mina, che è una bambina che si ritrova a vivere in un posto che non le piace per niente, le fa molta paura, e questo succede improvvisamente, quindi lei veramente è molto spiazzata, è molto sola all'inizio, e piano piano comincia anche ad arrabbiarsi perché vorrebbe andare via ma non può, e questo stato dura fino a quando incontra Lorenzo, che è un bambino molto arrabbiato, ancora più arrabbiato di lei, e quindi lei lo guarda e riconosce questa rabbia perché è anche la sua, e quindi inizialmente si arrabbiano uno con l'altro, e all'inizio no, l'hai letto, non vanno per niente d'accordo, quindi questo incontro addirittura scappa un dito medio, perciò loro insomma non si vogliono bene all'inizio, e poi però questa rabbia la sommano, la mettono insieme e comincia a produrre calore, è come se fosse una sorta di motore termico che attiva la loro fantasia, ed è in questo modo che comincia la loro amicizia e anche una soluzione, che è una soluzione creativa e che sta nell'inventarsi una versione alternativa dei fatti. Il posto in cui stanno è l'ospedale e loro inventano invece degli altri luoghi e degli altri personaggi con i quali vivere, ecco. Però appunto il luogo, va bene, è l'ospedale, ma questo non è un libro che parla primariamente di questo, insomma il tema principale è l'amicizia tra questi due bambini, e appunto il materiale originale, nel senso che quando io ero piccolina mi sono ammalata, e quindi poi questa non è la mia storia, non è la mia autobiografia, però insomma ho visto molte di quelle cose, poi le ho reimpastate e le ho messe lì dentro, quindi questa è più o meno la sua storia. E tra l'altro, mentre leggevo questo libro, c'era una cosa che mi è subito venuta in mente, è una frase di una canzone dei Pearl Jam, che è una canzone parlata, in realtà è forse l'unica canzone parlata e non cantata che hanno, e la frase dice: quando avevo 6 anni pensavo che la luna mi seguisse in cielo mentre camminavo, a 9 anni ho decifrato l'illusione e ho scambiato la magia per i fatti, quanto vorrei sapere adesso ciò che sapevo allora. E mi tornava in mente in continuazione, perché in effetti nella vita di Mina arriva questo evento sconvolgente e lei è troppo piccola per avere gli strumenti da adulto per decifrarlo, per sì, dargli dei significati, e quindi ricorre invece a uno strumento che tutti i bambini hanno, a volte più degli adulti, che è l'immaginazione, sì, e che è un tipo di sapere più potente, soprattutto in una situazione di questo tipo, e quindi... di solito in una storia c'è un protagonista che viene scalzato dalla sua situazione di comfort, dal mondo ordinario, e viene buttato in un mondo straordinario. Qui mi piace che la protagonista prende in mano il meccanismo narrativo e il mondo straordinario lo crea lei. Sì. Quindi questa è una cosa bellissima. E quindi volevo chiederti come hai riavvolto questo nastro, perché la cosa più potente di questo libro secondo me è quella, che tu sei riuscita a riavvolgere un nastro mentale, ma non tanto a livello di quello che ti è successo, ma di come vede e crea un bambino, e che cosa hai portato indietro a questo viaggio. Allora, premesso che appunto sì, è vero, questa è la voce di una bambina ed è anche un flusso di parole, nel senso che lei parla, fa delle associazioni, è tutta pancia, è molto istinto, e io in realtà mi ritrovo molto in questo, nel senso che anche io penso così, non sono così lontana da questa bambina, Fabio mi conosce un po', lo sa, e quindi questa... Così questo uragano fantastico un po' in testa ce l'ho ancora, quindi ho cercato di ascoltarlo. Senz'altro è qualche cosa che nasce molto prima, quindi quando siamo bambini, e che insomma ho provato un po' a risvegliare. E l'ho fatto ovviamente mettendo un po' insieme i pezzi di quelli che erano... Che era la mia storia, e cucendo il resto dei pezzi, inventandomi le cose. E quindi tra le mie e le sue invenzioni c'è molta somiglianza, nel senso che insomma in Mina inventa la sua storia e io lo faccio insieme a lei. Quindi è stato un movimento molto simile il nostro, e ci siamo trovate lì, perciò è stato questo. Allora, io, dato che quando si parla di libri mi piace che si parli anche della pagina, sì, vorrei dare un po' di peso specifico a tutto questo discorso che abbiamo fatto. Leggi tu, leggo io? Come preferisci, vuoi che legga io? Sei tu l'autrice. Allora leggo io. Come preferisci? Leggo da qua, dall'inizio, tutto il capitolo? Secondo me puoi leggere anche tutto il capitolo. Ok.
e tutto il capitolo è corto, posso dirvelo, sono capitoli corti. Un metro sopra la TV c'è una macchia scura, perché una volta ho vomitato così forte da raggiungere la parete e personalmente ne vado molto fiera. Era il primo ciclo di chemio ed ero stesa sul letto. Il mio stomaco si è mosso d'improvviso come un cane che si scrolla l'acqua di dosso. Quella deve uscire per forza e io ho fatto solo in tempo ad alzarmi a sedere e dalla mia bocca fino al muro di fronte al letto ha fatto almeno 2 metri. Quando ho finito mi sono messa a ridere perché scommetto che Rita ha pulito vomito su tutti i pavimenti dell'ospedale ma sicuramente non sulle pareti. Non mi dimenticherà mai. Comunque è lì che ho sentito il colpo, quasi sulla macchia. Ho ricominciato a mangiare le carote, ma ne ho sentito subito un altro. Poi 2 di seguito e una pausa. Di nuovo ha ricominciato e ho pensato che Lorenzo non avesse fame e al posto di pranzare stesse appendendo un quadro come quello mio della balena, ma era un punto troppo basso per piantare un chiodo, tanto valeva appoggiare la cornice al pavimento. Guardo il muro, non smette. Sposto il tavolino da letto e scendo scalza, batto la mano sulla parete molto forte. Silenzio. Bene. Mi giro per tornare sul letto, ma ricomincia. Colpisco ancora e quello di nuovo, ma un po' più a sinistra. Io batto e lui si sposta, sempre nella stessa direzione, oltre la TV e sopra la scrivania. Poi 3 colpi decisi e sento il rumore delle tapparelle. Allora tiro su anche le mie e salgo in piedi sulla scrivania perché la finestra si apre solo nella parte alta, sotto è sempre vetro ma non ci sono le maniglie. Tiro le ante verso di me e butto fuori la testa, l'aria è tiepida, piazza Polonia è piena di macchine parcheggiate in fila, vedo il chiosco con le bibite e i panini e le panchine di legno verdi vicino ai Tourette. Alla mia destra c'è la faccia di Lorenzo, è tonda e pallida come uno gnocco di patata. Che batti! Lui si sporge di più e stringe gli occhi perché dietro di me c'è il sole. Ce ne hai messo di tempo. Alzo le spalle, anche se non le può vedere, gli dico «dimmi». Lui guarda in giù verso la piazza, fa destra-sinistra con la testa e poi torna su di me. Mi chiede «cos'è che hai da mangiare tu?». Gli dico pollo, yogurt e carote quasi finite. Lui annuisce. Tu? Spinaci, yogurt e tonno. Rientra e poi esce di nuovo con la testa. Lo yogurt è all'albicocca. Non li mangi? Ieri ne avevo voglia, dice, adesso no. Si gratta a lato della bocca. A cos'è il tuo yogurt? Mirtillo. Buono. Sì, è il mio preferito. Tira fuori un braccio e lo lascia penzolare. Ha le maniche del pigiama arrotolate fino ai gomiti, gli fanno i muscoli di stoffa. Anche il tonno non ne hai voglia? Meglio il pollo. Non sono d'accordo. Ok. Rientra e poi esce, tra indice e pollice, tiene una scatoletta di tonno riomare. Sotto il sole l'alluminio luccica. Dice, prima il pollo. Aspetta. Torno dentro e scendo dalla scrivania. Cerco il coperchio del pollo e sistemo le cosce una vicino all'altra, ma nel senso opposto, come nelle scatole delle scarpe. Poi copro il piatto e torno alla finestra. Glielo faccio vedere, lo scuoto un pochino. E qui? Quanto ce n'è dentro? Non ti fidi? Quanto? 2 cosce. Fissa il piatto e poi dice, aprilo. Così rischi che cadano. Se cadono, mangio il tonno. Lo guardo per un attimo, gli dico, ma ci pensi chi se le prende in testa che crede che piova pollo? Lui mi fissa che sembra non aver capito, invece poi ride, fa dei piccoli singhiozzi a volume sempre più alto. Dopo poco si ferma e dice, io penserei che è tipo un uccello che è arrivato fino al sole. E te lo mangeresti? No, dice, lo darei al museo. Annuisco, giusto, alla NASA. Sì, è una di quelle cose che alla NASA gli interessano. Ci guardiamo per un attimo e poi dice, adesso ho fame, e mi allunga la scatoletta di tonno. Io la prendo e subito mi spingo avanti per dargli il pollo. Grazie, buon appetito. Un applauso. Grazie. Allora, la potenza di questo libro è anche nella lingua. Tu hai fatto un'opera di mimesi spettacolare.
e lo è soprattutto perché non si vede, nel senso che questa sembra veramente la voce di Mina, ma non si vede l'ombra della tua mano, capito, della tua mano adulta. E quindi volevo che ci parlassi un pochino di come hai lavorato sulla lingua, perché ok che, come hai detto prima, ti è venuto abbastanza naturale costruire queste metafore, ritrovare un po' quel gioco immaginativo dei bambini, però so anche che ci hai lavorato parecchio. Certo. Quindi è un lavoro sulla lingua che è il lavoro della vera scrittrice, del vero scrittore, quello di trasformare qualcosa di artefatto in qualcosa che sembri uscito così com'è al primo colpo sulla pagina. Quindi vorrei che ci raccontassi di questo e soprattutto, anticipo una domanda che volevo farti dopo, anche di come stai scrivendo adesso, perché questa comunque è una cosa unica, è un libro unico con una lingua difficilmente riproducibile altrove. Quindi come ti trovi adesso a passare a un altro tipo di lavoro? Allora, in realtà rispondo prima alla seconda. Ho voglia di passare ad un altro tipo di lavoro, nel senso che scrivere con la voce di una bambina è molto stimolante, perché comunque l'idea è arrivare ad un punto, ma i modi ovviamente sono molto limitati, anche la scelta delle parole per trovare magari insomma dei significati un pochino più approfonditi è un pochettino più difficile, nel senso che ci sono tante parole che i bambini semplicemente non sanno e quindi io non glieli posso mettere in bocca, ovviamente. E perciò adesso ho molta voglia di usare tutte le parole che ho messo da parte durante quel periodo, perciò in realtà mi piace anche questa cosa, mi piace aver quasi esaurito quel cammino lì, perché so che ce ne sono tanti altri che ho dovuto mettere da parte, quindi ho molta voglia di fare questa cosa. E poi invece, come è successo di stare dentro i bordi dell'altro sentiero? Allora, innanzitutto ho fatto molte prove all'inizio e c'è anche un libro che mi ha aiutata moltissimo, mi ha ispirata moltissimo, che è La vita davanti a sé di Romain Guéry, che ha come narratore un bambino che racconta appunto una storia molto difficile, che è un libro che vi consiglio nel caso non vi fosse passato sott'occhi. E quindi è un libro che mi ha acceso un paio di lampadine. E quindi inizialmente ho provato proprio a simulare quella voce lì, perché mi piaceva e perché non sapevo come raccontare questa storia, non mi andava di farlo da adulto, perché non era il punto di vista, schiacciava tutto, diventava una roba molto più lacrimosa, brutta, perché noi siamo molto più tristi, noi adulti e bambini, e quindi mi andava di lasciare integra quell'ingenuità che hanno solo i bimbi. Quindi insomma, Romain Guéry e poi appunto un po' di prove, però è successa questa cosa bellissima, che quando poi mi sono accorta che la voce c'era, che quella era Mina, è stato proprio, ha cominciato davvero a parlare lei, e quindi io ho scritto, ma sembrava davvero qualche cosa di esoterico quasi, quindi sì. Questa cosa che hai appena detto sulla differenza tra gli adulti e i bambini e è una cosa che emerge anche dal capitolo che hai letto, perché il capitolo inizia con un riferimento pesante, in realtà, cioè a una cosa che è un effetto collaterale della chemio, sì. Comunque che racconta la malattia, che però subito diventa qualcos'altro. E io ho notato più volte in questo libro come la forza immaginativa di questi due bambini lasci meno spazio alla malattia di qualunque adulto, di chiunque sarebbe stato in grado di fare da adulto. E questo avviene con la lingua, che ti dà questo sguardo spiazzante, cambia angolazione e fa emergere delle cose su cui un adulto non riesce più a concentrarsi, perché comunque, per quanto un adulto ne possa sapere di più, questo gli impedisce di vedere altro. E dall'altro punto di vista, creare un mondo a parte significa ridimensionare una malattia che di fatto in realtà diventa totalizzante per noi adulti. Mm-hmm. Io vorrei farti una domanda un pochino personale, ma non tanto per tornare indietro, ma guardando adesso al presente. È chiaro dalla scrittura di questo libro e da come tu l'hai articolato che tu hai mantenuto un po' di quella sapienza, no? Di quella sapienza immaginativa. È una cosa che ti aiuta anche nella tua vita di tutti i giorni e in particolare nella scrittura?
Sì, sì, punto. No, sì, allora mi viene da pensare a due figure del circo, non so, mi è venuta in mente questa cosa quando mi hai cominciato a fare questa domanda, ovvero che questo è un materiale incandescente per tutti, per i bambini come per gli adulti, però gli adulti sono più fakiri, ok? Quindi gli piace camminare su queste cose, bruciarsi i piedi, farsi venire i calli. E invece i bambini sono più giocolieri, ok? Quindi non si vogliono bruciare le mani, tirano tutto in aria. E questo libro è scritto in aria, quindi insomma inquadra questi tizzoni ardenti principalmente quando sono su, quando i bambini li tirano su. E quindi questa secondo me è la grossa differenza, e sì, quello che cerco di fare oggi forse è essere appunto più giocoliera che fakiro. Okay? Sei sempre giocoliera, no? Provo a giocolare, sì. E, vorrei che ci parlassi anche un po' del tipo di ricerca che hai fatto, perché non dimentichiamo che e io ritorno su questo punto, perché quando leggi un libro di questo tipo ti sembra veramente di avere a che fare con un talento così luminoso che non ha bisogno di essere tradotto, mi spiego, come se fossi una persona a cui viene naturale scrivere un libro del genere e poi passare ad altro, come se l'avessi fatto, quando in realtà c'è dietro un lavoro appunto sulla lingua, ma anche di ricerca. Tu hai ricreato un mondo che comunque in cui è facile ritrovare dei riferimenti non tanto della mia generazione, ma sicuramente della tua. Sì. Harry Potter, parlavamo prima, così. E vorrei capire quanto spazio hai dedicato alla ricerca, anche per quanto riguarda, e questa è un'altra cosa che mi interessa, riguardo poi alla seconda ambientazione, che non è l'ospedale, ma è la cittadina di provincia dove Martina è nata e cresciuta. Allora sì, partendo appunto dal fatto che il materiale riguarda comunque una storia personale, io però, essendo insomma quel tempo piccola, tante cose non me le ricordavo, dei buchi, quindi la parte di ricerca è stata fondamentale. Quindi ho chiesto innanzitutto alle persone che mi stavano intorno, che hanno partecipato a quel periodo lì, ho chiesto ai medici di riferimento. C'è un libro che cito alla fine che si chiama Il tempo fra le braccia della Surks, che è una psico-oncologa, e che racconta che cosa succede alla psiche dei bambini quando insomma si ritrovano ad affrontare una malattia del genere. Quindi sì, c'è stato un recuperare di informazioni tecniche innanzitutto, quindi che mi servivano, e quella parte comunque è durata un po', perché da una parte appunto si trattava di dispiegare dei ricordi, dall'altra proprio di colmare delle lacune, perché io tante cose non le sapevo proprio, non me le avevano dette, e quindi questa parte sì, senz'altro è stata importante. E poi sono tornata a Ciconio, che era il paesino insomma dove io sono nata, che è un paesino di campagna, che è il paesino di Mina, insomma sono molto simili, e quindi mi sono un po' guardata attorno. Però sì, questa parte c'è stata, è durata anche molto tempo. Mi ricordo al tempo avevo un muro pieno di post-it con frecce, proprio investigatore pazzo, così, e solo dopo ho cominciato a scrivere, perché avevo bisogno di avere tutto lì. E poi una volta radunato tutto il materiale, allora via, si è cominciato ed ecco. Allora, io ho un paio di altre domande prima poi di lasciare un po' di spazio anche alle persone che sono presenti e che magari vogliono farti delle domande, ma adesso te ne faccio una di quelle un po' che li scritte tu, hai appena iniziato a fare le presentazioni. Fra un po' queste domande non le sopporterai più, però sono domande che secondo me è utile fare o che comunque che mi rendono curioso in questo caso, e quindi vorrei sapere un pochino di più sul tuo metodo, o meglio, su come ti sei avvicinata alla scrittura, su come sta andando questa cosa, sì. E anche semplicemente di come scrivi e come è stato scritto questo libro. So che so già qualcosa sulle origini di questo libro, non c'è bisogno di raccontarle per forza, però mi piacerebbe capire proprio fisicamente in quale momento della giornata, come ci lavori, quante sindromi del foglio bianco hai, se hai quel problema lì o il problema contrario, che scrivi troppo e poi devi togliere un sacco di cose. Allora,
Vabbè, giusto per dare un po' di contesto, questo libro è nato durante un master di scrittura, perché c'era questo esercizio, si chiamava Il Cerchio, e consisteva nel raccontare dei grossi traumi della propria vita ai compagni che poi ne avrebbero scritto un racconto. E quindi una ragazza ha scritto un racconto su una parte della storia che avevo raccontato, e poi questo materiale, che però ormai era stato raccontato, era lì e mi dava molto fastidio, e allora l'ho preso e ho cominciato a scriverlo io. E quindi è stato, insomma, mi sono ritrovata a fare questo gesto quasi di autodifesa, perché non sapevo che farne, ecco. Poi, andando sul tecnico, allora, io scrivo tutti i giorni, scrivo tutti i giorni, e poi ovviamente compatibilmente con le cose che ci sono da fare. Fortunatamente scrivo anche per lavoro, quindi realmente scrivo tutti i giorni, ma le mie cose le scrivo normalmente al mattino. Non sono una di quelle persone che scrive la sera, ho sonno, non riesco a pensare bene, quindi mi sveglio presto, e penso addirittura che il mattino presto sia la nuova notte, nel senso che fino alle 10 nessuno rompe le scatole, nessuno manda messaggi, e quindi veramente c'è calma, e quel momento lo tengo per me. Sindrome del foglio bianco, ma allora, ogni tanto c'è, e sono ovviamente terrorizzata. Oddio, non posso chiamarlo il mio trucco, però quello che faccio normalmente quando non riesco a scrivere è attività fisica, perché è come se mi sentissi chiusa dentro la mia testa, e quindi è un momento in cui ho bisogno di riprendere il controllo su tutto, forse di lasciare il controllo, e quindi cominciare a correre, e a fare esercizio, fare yoga e tutte queste cose, ed è come se si ripulisse un po' tutto e se si riattivasse un po' tutto, e quindi, insomma, poi qualcosa si sblocca, non sempre, però questo è quello che faccio. E poi niente, un sacco di costanza, mi prendono in giro, tu lo sai, tanti amici, perché ho detto di no a tutto per scrivere questo libro, quindi lo scrivevo comunque nei momenti liberi al mattino, quindi andavo a dormire presto, non uscivo la sera, non mi fermavo per l'aperitivo, non bevevo, e quindi insomma sì, è costato anche un po' di sacrificio, ma sono molto contenta, ecco. Che poi è come si diventa scrittore. Ma pare. Così pare. Quelli che vanno a fare gli aperitivi, non che io non faccia gli aperitivi, ovviamente, però mi ricordo qualcosa. Adesso faccio una domanda tutta diversa, nel senso che questo libro è pieno di metafore, però non sono metafore retoriche, non so come dire, utilizzate per far passare un concetto difficile da far passare. Sono appunto il linguaggio figurativo di due bambini che ricostruiscono un mondo che non vogliono che non vogliono rendere vivibile per come è. Poi correggimi se sto dicendo castronerie. Però c'è una metafora che in ambito medico viene utilizzata spesso, viene utilizzata in realtà in qualsiasi ambito, ma soprattutto in ambito medico viene utilizzata spesso, e c'è tanto dibattito sul fatto che si debba iniziare a utilizzare metafore diverse per raccontare la malattia, che è la metafora della guerra. Ora, siamo riusciti a parlare di guerra, ci eravamo dimenticati della guerra per 40 minuti, adesso ne parliamo. No, la guerra al cancro, la guerra al tumore, il fatto che devi combattere, è una battaglia. Ora, io da una persona che ha scritto un libro così mi piacerebbe sapere, secondo te esistono metafore più utili? Oppure... Se io recito, varierei, è giusta questa. Esatto, varierei un po' la metafora, nel senso che nel libro non si parla di guerriero, ma si parla di campo di battaglia, nel senso che ad un certo punto c'è una scena in cui tutti e due i bambini parlano con il primario, e lui gli spiega appunto che devono portare pazienza ad essere un buon campo di battaglia, e quindi sì, forse quello è il momento in cui si inverte, si smonta un po' la metafora, perché innanzitutto il guerriero è solo,
e uno per riuscire ad andare oltre questa cosa non può essere solo sul campo di battaglia, invece ci sono tanti strumenti e tante persone e questa cosa si fa insieme, ci sono tanti elementi che possono essere ovviamente sì i corpi ma anche lo stato mentale, e lo stato mentale invece dipende molto dall'essere insieme, quindi questo è fondamentale. Poi secondo me quando uno parla di guerriero è come se cadesse addosso alla persona una grossa responsabilità, no? Quindi sei tu che devi riuscire a... Invece no, nel senso che quando uno è malato deve appunto portare un sacco di pazienza e lasciarsi anche fare, fidarsi delle altre persone. E quindi probabilmente appunto essere un campo e lasciarsi attraversare poi quello che risulta più utile per vincere questa cosa, ecco, che possiamo anche chiamare guerra, va bene, potrebbe esserlo, si muore anche, quindi va bene, possiamo tenerla così. Sì. Allora, io passerei la parola a voi, c'è qualcuno che ha qualche domanda? Non siate timidi, sappiate che il nostro lavoro significa stare tantissimo tempo da soli, sì, e non parlare con nessuno, quindi in realtà la maggior parte degli scrittori e delle scrittrici vuole che gli facciano le domande. Sì, ti sento. Sì. Volevo chiedere, hai detto prima che la storia è presa da un racconto che la più o meno, nel senso che la ragazza ha preso una parte della storia che avevo raccontato e ha approfondito alcune scene, quindi in realtà era un racconto sul racconto che avevo fatto, quindi è nato un po' in quel modo lì. E poi, però appunto, era solamente di una storia che è fatta di tanti episodi, era solamente un episodio. Il resto degli episodi appunto erano rimasti liberi e me li sono presi. E in realtà inizialmente ho scritto anche io un racconto, non ho scritto subito il libro, si chiamava Due brutti ceffi, il racconto iniziale. I due brutti ceffi erano Mina e Lorenzo appunto. E poi quello è un po' servito come canovaccio. Sì, in realtà sì, è nato con quel racconto lì, con questo materiale che mi sono ritrovata in mano, che era già mio, ma anziché appunto essere dentro, era fuori. E quindi effettivamente si poteva, era malleabile, ecco. Quindi sì, è nato in questo modo. E in maniera tra l'altro molto repentina, perché non me lo sarei mai aspettata. Beh, ovviamente sapevo di questa mia storia, ma non la volevo trattare, non sapevo come trattarla. Non ci volevo scrivere un libro. Grazie a te, Dario. Grazie di quello che avete sottolineato, soprattutto sul linguaggio, perché era quello che mi ha affascinato nel... E a un certo punto del libro, devo dire, sono contento che tu hai citato La vita davanti a sé, perché mi sono chiesto dove avevo letto qualche cosa di così spontaneo e sincero con un linguaggio, e non me ne venivano in mente altri se non questo, che è uno dei romanzi più grandi della... Leggetelo, metteremo il foglietto sulla vita, sì, davanti a sé, perché è certamente una delle più alte espressioni. Proprio perché ci sono degli argomenti, uno in particolare che è la morte, che aleggia, che viene trattato in un modo, e c'è questa perla che io ti dicevo prima, laddove dice: le ho chiesto, ma morirò? Lei mi ha risposto che adesso c'era un 80% di possibilità di guarire e un 20% di non guarire, ma che le percentuali cambiano e non si può dire con certezza. Ho ragionato. Non avevo mai pensato di morire in percentuale. Cioè, io me la sono sottolineata perché è un modo, cioè, se ci pensate ti stravolge il modo di pensare, come diamo per scontato, e quindi il pregio è quello di
aver, non lo so se è un pensiero nato oggi ripensando, ma non mi interessa, e però certamente riesce a evocare la spontaneità e il re nudo che dice il bambino, in questo caso, è quello di riuscire a portare alla ribalta le frasi fatte, la poca attenzione che si ha nel mondo degli adulti, dove tutto, anche l'argomento più profondo che c'è, perché è il finale, viene dato con dei numeri come se fosse una schedina. Esatto, è come se fosse una cosa in realtà più distante, perché in quel momento loro stanno parlando di percentuali, quindi qualcosa di molto freddo e calcolabile che abbiamo tutti sotto controllo. La realtà è che quella situazione ovviamente non era per niente sotto controllo, e quindi Mina in quel momento la smaschera, anche perché se lo vuole anche sentir dire, perché una cosa che appunto adesso in realtà le cose sono molto cambiate negli ospedali, però soprattutto una volta c'era molto questa cosa del non dire niente, così nessuno si preoccupa. Peccato che poi, insomma, ma tutti, non solo i bambini, si ritrovano, insomma, a dover fare i conti poi all'ultimo con le cose. E anche le risposte che vengono date spesso sono molto tecniche, sia ai genitori che ai bambini, che è quasi un modo anche per metterli a tacere, sostanzialmente, perché queste cose non le capiscono. E invece Mina va contro questa cosa, si arrabbia, e vuole sentire le cose come sono, perché probabilmente chiedendo di sentirle come sono dimostra di essere forse l'unica in grado di tenerle in mano per la realtà che hanno, per il peso che hanno, sì, e quindi anche di normalizzarle, no? Nel senso, parliamone. C'è un personaggio che a me è piaciuto, il signore del tonno. Sì. Sì, il signore del tonno, che è un prete, che negli ospedali ci sono i sacerdoti normalmente, perché hanno del lavoro da fare, ma anche perché semplicemente come sostegno. E quindi il signore del tonno va da Mina e le chiede di fare delle preghiere per lei, per gli altri bambini. E Mina non ci crede, non è d'accordo, non ha voglia di fare le preghiere. Il signore del tonno, per fargliele fare, le porta delle scatolette di tonno, che sono il suo cibo preferito dentro l'ospedale, perché il cibo dell'ospedale, come sapete, non è un granché. E quindi anche da lì inizia effettivamente un'amicizia, e dentro questa amicizia lei poi sfoga tutto ciò che sono le grandi domande, no? Sull'aldilà, fondamentalmente. E il signore del tonno l'ascolta, la fa parlare e le risponde secondo quello che pensa. Quindi questo forse è il grande pregio del signore del tonno, ecco, lui non ha filtri. E riesce ad essere comunque molto gentile e a non mortificarla, anzi. Fabio, ma dopo che l'hai letto, a te non è venuta voglia di cimentarti con un linguaggio del genere? Wow, questo non me l'aspettavo. Sì, cioè, o meglio, ho fatto qualcosa di minimamente simile nel primo libro, perché c'era uno delle linee narrative che era un bambino di 11 anni. Sì, però ho già una storia che vorrei scrivere con questo tipo di... nulla di lontanamente simile a questo, ma anche come lingua, nel senso che non... no. La risposta è no. Non mi è venuta voglia, nel senso che è un libro che io trovo unico. Poi io non ho letto il libro di Romain Gary, però trovo unico anche perché, ed era un'altra cosa che volevo dirti, credo che sia uno di quei libri, ed è una cosa che sanno fare solo i libri, che ti cambiano lo sguardo che affacci sul mondo. E il motivo per cui lo fanno solo i libri è che la letteratura, la narrativa in particolare, è l'unica forma d'arte che richiede una partecipazione così attiva da parte del fruitore. Cioè, il fruitore non è mai un fruitore passivo. Giulia è anche una musicista, una bravissima cantante, quindi e usa bene le metafore, e c'è una metafora usata molto male, che è quella musicale, quando si parla di letteratura, che è lo scrittore che mette dei segni sulla pagina, fa lo spartito, e il lettore è quello che ascolta la melodia risultante. In realtà il lettore è un esecutore di quello spartito. Sì.
E questo libro ti fa rendere conto innanzitutto di quanto, quanto sia limitato il tuo sguardo d'adulto, di quanto questa consapevolezza ti renda in realtà più debole e di quanto la relativa inconsapevolezza, perché è relativa, dei bambini ti renda forte, ti dia forza. E io volevo chiederti, oltre che parlare di questa cosa, ma anche poi se c'è un libro negli ultimi anni che ti ha fatto un effetto simile. Allora, dato che siamo in una libreria così... Certo, un libro che mi ha fatto un effetto simile in realtà lo sto leggendo adesso ed è Lonesome Dove di McMurtry, perché innanzitutto non avrei mai pensato, mi sarebbe piaciuto, perché è un libro ambientato insomma nel West, ok, quindi indiani, cowboy, qualcosa che non trovavo così simile ai miei interessi, e invece mi sono accorta di quanto un autore è in grado di restituire l'intrico umano, perché è proprio questo, i personaggi sono complicatissimi e in questo essere così difficili poi si somigliano tra di loro in maniera incredibile, e quindi è assurdo che io per esempio in questo momento sia innamorata di un cowboy letterario reale che ci penso addirittura, e quanto magari mi senta simile a quell'indiano davvero sono io, e questa cosa è pazzesca, mi ha spaventato tantissimo, è così forte, non penso mi fosse mai successo, quindi e tra l'altro è un libro anche molto lungo, sono a pagina 800 e non voglio che finisca, ne voglio leggere altri 20 fatti così, quindi davvero ve lo consiglio tantissimo. Questa è una cosa. È un libro pubblicato da Einaudi nel 2017, ma originario del 1985. Sì. E magari c'è. C'è anche il seguito. C'è anche il seguito, no, sì, però c'è solo un seguito. Sì. Sì. No. Ma invece Fabio, a te qual è quello che ha cambiato? Lo stai leggendo anche tu o lo stai scrivendo? Perché poi la domanda è... Ma è solo per chi legge, ma non c'è anche per l'autore qualche cosa che li cambia? Allora, rispondo per me, poi magari Giulia è granitica e non viene cambiata i libri che scrive. No, i libri che scrivo mi cambiano tantissimo, anche perché, per citare Statovci, un romanzo è un metodo molto interessante per studiare il mondo. Cioè tu quando scrivi un romanzo devi ricreare un mondo, e ricreando questo mondo, perché... proprio perché è un mezzo che presuppone una partecipazione attiva da parte del lettore, significa che quei segni sulla pagina, il lettore deve essere in grado, cioè deve avere i mattoni necessari a costruire un mondo intero con i suoi odori, con i suoi suoni, con le sue situazioni, e quindi il lavoro dello scrittore è anche creare per primo questo progetto di mondo, e creando questo progetto di mondo tu vedi per la prima volta che tipo di sguardo hai sul mondo e anche i limiti di questo sguardo, e quindi sei obbligato anche a far ricerca, a ampliarlo, a metterti in discussione. Infatti scrivere è una delle cose che minano di più l'autostima. Uno pensa che scrivere ti faccia sentire un dio, ma in realtà almeno i bravi scrittori sono persone che si mettono in discussione in continuazione, quindi sicuramente scrivere mi cambia lo sguardo sul mondo. Libri che mi abbiano cambiato lo sguardo sul mondo, questo libro sicuramente, tra i romanzi. Tra i saggi c'è un saggio uscito da poco di Nadisha Oyangoda che si chiama L'unica persona nera nella stanza, ed è un saggio uscito per 66 and Second l'anno scorso o 2 anni fa, ed è un libro che ti cambia anche lo sguardo su te stesso e ti fa un po' capire quanto razzismo hai interiorizzato senza rendertene conto. Sì, ovviamente sì, la scrittura cambia assolutamente il mio sguardo sul mondo. Anzi, in realtà è bello perché a volte, non so se capita anche a te, ma tutto quello che mi succede diventa materiale narrativo, quindi va bene che mi succeda tutto, che è anche una trappola in realtà, però è bello perché... anche adesso penso appunto a una vicenda che può essere stata dolorosa come quella che ha dato il via a questo libro, però la scrittura mi insegna a dare un senso alle cose, nel senso che per citare Pavese soffrire non serve a niente, ok?
però quello che mi permette di fare la scrittura è invece decidere che serva a qualcosa, e non che io voglia continuare a soffrire, ma che io possa poi fare qualcosa di quel tempo che in un certo senso si è perso, e quindi in realtà lo recupero e diventa un seme e fiorisce altro, e secondo me è una grandissima fortuna. Altre domande? Anche astrologiche, di calcio. Che segno sei? Che gelato ti piace? Fondente. Il gelato? Gelato, cioccolato fondente. Ah, il gelato cioccolato, giusto. Sì. Va bene, allora io ringrazio Giulia, ringrazio voi, grazie. Ringrazio la libreria Gabbiano, e vi consiglio di comprarlo, perché non soltanto è una gran bella storia, non soltanto il libro che ti fa piangere in metropolitana, ma anche il primo passo di una autentica scrittrice. Grazie a tutti.